Sono diversi gli appuntamenti del Natale nella città di Crotone. La comunità in fermento per l'attesa del Capodanno con Amadeus su Rai 1 e le varie vie del centro vivono la loro festa, così come le associazioni e le scuole. E noi siamo andati dapprima presso la scuola media Anna Frank per il presepe vivente messo in scena dai ragazzi. Un'esperienza bella per la cura dei dettagli e la laboriosità. Allora, noi siamo i ciabattini e aggiustiamo le scarpe e facciamo nuovi bai. Ora vi spieghiamo tutto il procedimento che facciamo per crearle e lucidarle. Okay. E quindi venderle. Esce tutto bene, speriamo che sia piaciuto tutto. È stata la prima volta che abbiamo fatto questa attività didattica un po' diversa. E allora io prendo le scarpe e attacchiamo la suola alla parte superiore della scarpa. Di solito lo fanno i più piccolini, il presepe vivente, però noi abbiamo voluto provare con i ragazzini delle medie. Erano tutti molto entusiasti e molto contenti di questa attività che ha visto comunque il lavoro di cooperativa di tutti noi docenti che abbiamo condiviso insomma questa attività. Ed è un compito di realtà che i ragazzi hanno affrontato nel costruire tutte le scene varie del presepe. Grazie a questo marchingegno che ho costruito a mano. Partendo prima da una ricerca di tutti i lavori e poi completando insomma le varie opere. Ci chiamo Matteo Graziani, siamo della prima H, lui si chiama Alessandro Matirella. Buon Natale, insomma. Sì, buon Natale, siamo i pescatori. E quindi stasera poi insomma abbiamo aggiunto anche il lavoro musicale dei docenti di strumento musicale che hanno reso e allietato l'attività del presepe vivente. Spero che sia piaciuto, è stata la prima volta che l'Anna Franca ha avuto un suo presepe vivente e spero che sia stato utile soprattutto ai ragazzi, ai docenti sicuramente, ai ragazzi. Quanti giorni di lavorazione vi sono stati? I giorni di lavoro sono stati insomma dall'organizzazione, da quando è partita l'idea all'organizzazione, sono stati insomma tanti, però diciamo che insomma è ricaduto tutto come attività didattica, quindi non abbiamo perso di vista quello che era l'utilità per i ragazzi. Abbiamo allestito il presepe perché non era stato allestito da 1000 anni e abbiamo voluto diciamo rivivere l'esperienza. Poi in città è stato bandito il 34esimo concorso dei presepi promosso dall'associazione Viverin e quest'anno ospitato presso la torre aiutante del castello Carlo V in collaborazione con l'associazione Multitracce. All'inaugurazione presente anche l'arcivescovo di Crotone Angelo Raffaele Panzetta. Una tradizione che quest'anno abbiamo voluto incrementare con questa mostra di presepi. Sono alcuni presepisti che hanno voluto mettere in mostra il loro presepe e noi siamo contenti di aver avviato quest'altra tradizione. E c'è il meglio oggi, anzi c'è il meglio dopo 34 anni della creatività dei crotonesi. Sì, qui la creatività viene sempre fuori e di anno in anno si vede proprio come c'è questa passione nei confronti del presepe, proprio sia da parte delle scuole, perché nella mostra ci sono alcuni presepi messi in mostra dalle scuole e alcuni presepi anche da singoli cittadini che hanno questa passione, la passione di realizzare il presepe. E quindi il rischio se il presepe invece ti costringe a realizzare il progetto proprio a partire da lui. Quindi il presepe è un antidoto alla secolarizzazione del Natale. E sono contento anche perché quest'anno ricorre una data importante, perché nel 1223 Francesco d'Assisi a Greccio ha fatto, quindi sono 800 anni.